buongiorno a tutti. Sembrava giusto e logico dar seguito a quello che era qualcosa che avevamo già annunciato all'inizio della stagione scorsa, quando Cristiano Lucarelli andò a trasferirsi, praticamente a Napoli. Però avevamo detto che il percorso all'interno di questa nostra società sarebbe sicuramente proseguito nel momento in cui lui decideva di smettere di giocare a calcio. Questo è successo nell'interregno. Lui in una maniera propedeutica, diciamo così, ha iniziato a fare tutto quello che era le abilitazioni per la scelta che aveva fatto, perché poteva fare la scelta di svolgere attività all'interno del Parma Calcio, sia riferite di campo, che erano quelle di sviluppare la volontà anche di prospettiva di fare l'allenatore, oppure di fare espletare altri ruoli all'interno della nostra società. Ha fatto una scelta, non ne siamo ben contenti, e di conseguenza ha preso tutte le abilitazioni e il Parma gli ha dato, diciamo così, l'opportunità, e lui ci ha dato l'onore di poter iniziare questa nuova avventura all'interno del mondo calcio attraverso il Parma. Siamo estremamente contenti e felici, perché oltre a stimare il professionista da calciatore finora, lo stimiamo per già l'impegno che sta mettendoci da tecnico, da istruttore più che altro, perché è qualcosa di istruzione all'interno del nostro settore giovanile con la squadra degli allievi nazionali. Prima di tutto questo stimiamo, sia io che il presidente, l'uomo Cristiano Lucarelli, e proprio per questo motivo abbiamo pensato nemmeno un attimo ad inserirlo nella nostra famiglia, anche oltre il concetto calciatore. Questo era quello che volevo chiaramente dire in premessa, e con l'occasione il nostro capo del settore giovanile, che è presente, Daniele Francesco, spiegherà pure i quadri tecnici dell'organigramma in riferimento a quello che è il nostro settore giovanile, con tutte le nostre aspettative in riferimento a questo. Io non ho altro da aggiungere in questa fase. Poi, se avete altro tipo di domande, sono a disposizione. Passerei per prima la parola a Cristiano, dandogli un benvenuto nella nuova realtà, e con l'augurio, un grandissimo in bocca al lupo, che questo sia l'inizio di una carriera che si possa ripetere nello stesso modo, magari come è stata quella da calciatore, e chi lo sa, magari anche migliore. Però io penso che lui deve essere contento già di quello che ha fatto da calciatore, perché non è che ha fatto poco. Questo è il mio pensiero, poi può migliorarsi, ci mancherebbe. Prego. Allora, questo non arriva? Ecco. Prego. Posso dire pure. La voce, no? Abbastanza, non facevo il tenore comunque. Ma innanzitutto vi saluto e vi ringrazio della presenza e della disponibilità a questo evento. Come ha detto il direttore, ormai tra prestiti, tra diciamo magari anche scelte diverse, bazzico a Parma dall'inizio del 2008, quindi anche se magari qualche annata l'ho fatta fuori dal calciatore, però comunque un rapporto di stima e di affetto iniziato prima con il presidente e poi proseguito con il direttore, e da quest'anno, anche se ci conoscevamo già perché abbiamo giocato anche contro, perché comunque quando sono arrivato era già qui che faceva responsabile del settore giovanile, anche con Francesco Palmieri. Quindi per me è stato facile, con questi ingredienti, prendere una decisione, che comunque sono sempre decisioni importanti, no? Perché comunque
chiudere con una carriera, chiudere con un tipo di vita, iniziarne con un'altra, può sempre creare delle, diciamo, dei problemi di adattamento e di inserimento in ogni ambiente dove si va. E come per la società, anche per me è valsa la stessa cosa, cioè non ci ho pensato nemmeno un secondo, perché sapevo in che ambiente cominciavo questa nuova avventura, con quali persone a fianco, e in una società che comunque tradizionalmente, sia per il settore giovanile e per la prima squadra, è sempre stato un trampolino di lancio, un inizio importante per tanti allenatori, ben più famosi di me, ben più conosciuti di me come allenatore. E quindi non mi sono nemmeno reso conto onestamente di finire la carriera di calciatore, perché avevo già l'entusiasmo e l'adrenalina per cominciare questa nuova avventura. Chiaramente devo ringraziarli, perché non era, al di là di tutto, non era così scontato che tutto ciò potesse accadere. Quindi per me è stata l'ennesima grande dimostrazione di stima, e quindi spero chiaramente di dare a questa società, a questo club, la possibilità di crescere dei giovani che un domani, si spera, possano far parte della prima squadra del Parma, o comunque che abbiano una brillante carriera, e in qualche maniera restituire la cortesia e, diciamo, la grande possibilità che mi è stata data, perché ritengo che sia veramente una grande possibilità, di allenare una squadra di allievi nazionali del Parma. Quindi ringrazio, un ringraziamento particolare a queste persone, perché mi hanno dato questa opportunità, e cercherò sicuramente di fare di tutto per non dare. Prego, a disposizione di Cisaldo. Buongiorno mister, intanto passo a lei, anche se ci sono anche da tempo, per rispetto. Volevo chiedere appunto com'è stato questo passaggio dal calcio giocato ad allenare questi ragazzini, l'importanza che ha per lei appunto allenare questi ragazzini, e ciò credo tattico anche, vorrei sapere. Allora, come ho detto prima, il passaggio è stato totalmente indolore, perché comunque ritenevo un percorso, quello calcistico, che andava esaurendosi. Un po' perché il calcio moderno implica che l'attaccante sia anche il primo difensore, e io non avevo più le capacità fisiche per poter garantire le due fasi a una squadra, e quindi nonostante avessi ancora un anno di contratto, e ho avuto anche due o tre telefonate per continuare a giocare, però di carattere preferisco sempre fermarmi un centimetro prima anziché raschiare il barile fino alla fine. E poi onestamente cresceva in me questa voglia, questa sensazione e questo entusiasmo di poter fare l'allenatore. E quindi veramente vi dico che il passaggio è stato indolore. Quello che è cambiato è chiaramente l'aspetto quotidiano, no? Perché nel mentre prima arrivavi al campo e ti preoccupavi solo di te stesso, cioè se te ti allenavi bene, facevi vita sana, sicuramente poi arrivavano anche le prestazioni e nel mio ruolo in particolare anche i gol. Ora cambia tutto. Ora sei te che devi tenere, tra virgolette, a bada 24-25 calciatori o aspiranti calciatori in questo caso, e quindi ti devi sperare, devi fare in modo che questi si preparino in una certa maniera, no? Perché, ripeto, che piaccia o non piaccia, oggi il calcio è cambiato. E si vede di attaccanti, che Cavani è un esempio, che torna spesso e volentieri a fare il terzino o a fare il difensore centrale. Quindi sulla base di questo ho ritenuto opportuno che la mia carriera fosse arrivata alla fine. Per quanto riguarda il mio credo, è chiaro che come tutti anch'io ho le mie idee, però penso che in questo momento sia sbagliato, o fosse stato sbagliato anche consultandomi con Francesco, perché è giusto che sia così, imporre quello in cui credo io, e quindi mi sono adeguato a quelli che sono un po'